Cari amici appassionati di orologi, ben trovati. Era il 1961 quando il matematico, fisico e soprattutto pioniere della subacquea Hannes Keller raggiunse l'incredibile record di immersione in acqua dolce di 222 metri. Si trovava nel Lago Maggiore e stava sperimentando nuove miscele gassose, appunto da utilizzare con le bombole. Quel record fu superato da Keller stesso l'anno successivo, questa volta in mare aperto, a 300 metri di profondità, ma questo è un altro discorso. Quello che interessa a noi è che in quell'immersione del giugno, se non sbaglio, del 1961, Keller aveva al polso un orologio che contribuì a progettare egli stesso insieme a un marchio che all'epoca era molto noto per la fabbricazione di svegliarini. Si trattava di Vulcan, un marchio che già a fine 800 si distinse per una serie di certificazioni, di premi vinti per la precisione dei propri calibri, ma che da metà degli anni 40 divenne noto sia per la funzione strategica degli orologi con svegliarino, perché all'epoca, inutile ricordare che non esistevano agende elettroniche, che non esistevano palmari, quindi avere un promemoria sempre al polso era qualcosa di molto utile al punto che divenne consuetudine dei presidenti degli Stati Uniti indossare appunto i Vulcan Cricket. Ma cosa c'entra uno svegliarino con le immersioni subacquee? Bene, lo lascio spiegare, sperando che non ci siano problemi di copyright, a Jacques Cousteau. Sono il compresso. Preparate la camera iperbarica. E via là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Allora là-bas, che cosa c'è? J'ai une légère douleur à l'articulation. Ho un leggero dolore all'articolazione del ginocchio. Ah, e chi c'era con te? Avec Bébert. Bébert. Qu'est-ce qui est arrivé, Bébert? Che cos'è successo, Bébert? Voilà les coupables. Tiens, ecco i colpevoli. Tieni, portali in cucina. Ero sceso per raggiungere la banca e stava cacciando aragoste. E seguendo le sue bolle lungo la scogliera, l'ho visto scendere mezzo incastrato in una faglia scura. Aveva trovato le aragoste. Abbiamo superato i 50 metri e quella maledetta faglia continuava a scendere. Ci stavamo avvicinando alla profondità in cui l'aria ha un gusto strano e l'ebbrezza diventa pericolosa. Improvvisamente sento un fischio ben noto. La Ban, a corto d'aria, ha dovuto aprire la riserva. Doveva già essere poco lucido. Ha cominciato col lasciar scappare una ragusta. Fin qui non c'era niente di grave. Poi di colpo è diventato serio. Quando l'ho visto togliersi il boccaglio, ho capito che aveva perso la testa. L'ho fatto risalire. Sembrava che avesse capito. Invece di accompagnarlo come avrei dovuto, gli ho soltanto fatto segno di fermarsi per le tappe di decompressione, ma non si è fermato. Così, quando è uscito dall'acqua, aveva il sangue ancora carico di azoto. E poi ti stupisci di avere male al ginocchio. Forza, nella camera iperbarica, in fretta. Pronto, Laban? Come ti senti? Bene, non mi fa più male. È proprio per questo che ti abbiamo ricompresso. Per quanto tempo dovrò stare in questa bara? Tre ore, in base alle nostre tabelle. Ti affido al dottore, vado a mangiare. Si chiama ebbrezza da alti fondali, anzi nota come effetto Martini, il cui termine tecnico è narcosi da azoto. Un effetto che si verifica soprattutto in caso di discese rapide da meno 30 metri in giù e che fa perdere la cognizione della realtà con una sorta di euforia appunto al sub. Ed ecco perché avere uno svegliarino al polso che si senta
anche in profondità è molto importante. Il punto naturalmente è che per creare una cosa del genere bisognava vincere alcune sfide che Keller insieme alla Vulcan affrontarono. La prima era appunto quella di realizzare una cassa, cosa che nel 61 non era scontata, in grado di arrivare a 300 metri sott'acqua, e per farlo la Vulcan si affidò alla EPSA, l'azienda di Irving Piquerez, che aveva brevettato il sistema supercompressor e che forniva le proprie casse a oltre 120 marchi importanti. A tal proposito, la cassa, o meglio la Carrour, quindi la parte centrale della cassa utilizzata dal Vulcan Nautical Cricket che vedremo oggi, ricorda molto, e secondo me è la stessa Carrour del Longines Diver, che poi è ispirato l'editage che oggi è stravenduto, che si chiama Longines Legend Diver. Questo però è un altro discorso. Cambia il fondello e cambia il vetro. Il vetro era un vetro plexi, così come lo è tuttora, perché Vulcan ha voluto realizzare qualcosa di molto simile all'originale dell'epoca, particolarmente alto, perché doveva essere particolarmente blindato, mentre il fondello era costituito da più componenti, e mi spiego meglio. Vulcan utilizzava il suo calibro di manifattura, che è veramente cambiato poco rispetto adesso, si chiamava V10, un calibro di manifattura che utilizzava un doppio bariletto con un martelletto. Per far sì che si sentisse lo svegliarino, il martelletto batteva su uno stelo saldato sul fondello, che fungeva da cassa di risonanza per aumentare sia l'impermeabilità che il rumore. Si realizzò nella versione diver dello svegliarino un doppio fondo con i classici 16 fori, che poi vedremo anche nella versione attuale, e che serviva da doppia cassa di risonanza, proprio per amplificare al massimo un suono che perdurava per 20 secondi, avvisando il sub di quando era ora di riemergere, di riniziare la risalita, così da poter poi fermarsi a meno 3 metri e iniziare la decompressione. Ma a questo punto Keller decide di inserire anche un'altra funzione che è unica in questo orologio, cioè non è stata mai rifatta su altri orologi. Invece di utilizzare una ghiera ginevole con i tempi di decompressione, Keller ipotizzò un quadrante totalmente rotante posizionato sopra un regolo calcolatore con una feritoia che permettesse a contrasto di vedere sia in metri che in piedi la relazione tra profondità raggiunta e tempi di decompressione che si sarebbero dovuti attendere per non rischiare l'embolia a meno 3 metri di profondità. Ed è stato nel 2013 che Vulcan ha deciso di riproporre in una versione particolarmente simile a quella del 1961 il Nautical Cricket. Perché dico in una versione particolarmente simile? Perché in realtà ne erano già state fatte diverse versioni, ma quella del 2013, che poi è quella che si trova ancora in commercio oggi, è una versione particolarmente dettagliata e particolarmente fedele a quella del 1961 indossata da Hannes Keller, partendo dal fattore dimensionale. Infatti abbiamo una cassa da 42 mm, quindi relativamente compatta, ma con un lug to lug di 52 mm, che però, come vedete al polso, non è assolutamente sproporzionato. Il mio polso da 17,5 cm, uno spessore che è importante, uno spessore di 17 mm, ma come potete vedere 17 mm che si dividono molto bene tra un vetro bombato in plexi che alleggerisce la struttura dell'orologio e l'altezza dell'orologio, e poi un fondello che si trova nella metà inferiore dell'orologio, che quindi scompare sotto la linea del cinturino, che in questo caso è un Seacalt, un Tropic Seacalt. Io ormai utilizzo, non perché abbia rapporti commerciali con l'azienda, che non ho, ma perché
sono i Tropic moderni più simili a quelli vintage di cui io possiedo diversi esemplari. Questi cinturini sono praticamente tutti divers. Il fondello, che reca ovviamente i seriali e la referenza dell'orologio, ma anche il numero di edizione limitata, perché ricordo che questo esemplare è stato fatto in 1961 pezzi, mentre il 70s è stato fatto in 300 pezzi, e tutte e due sono ancora disponibili in minima parte, disvela anche quei 16 fori che servono per aumentare la risonanza sott'acqua di cui vi parlavo. Il passo del cinturino è da 22 mm. E sopra la lunetta della cassa in acciaio 316L troviamo il cupolone in plexi. Un cupolone in plexi che è alto quanto quello del Nautical 70s che vedete nelle immagini, perché ho voluto mettere a confronto i due orologi, anche se questa è la recensione del 1961, mentre la recensione del 70s la trovate qui sopra in descrizione, ma praticamente online non c'erano video confronti approfonditi di questi due orologi, quindi siccome ce li ho tutti e due li ho voluti mettere l'uno a fianco all'altro. Quindi spessore del vetro molto simile al 70s, però per via della forma del plexi quella del 70s è svette in maniera maggiore e in maniera più cristallina. Qua invece l'effetto è differente. All'interno invece abbiamo il quadrante che è diviso in due settori. Su questo orologio bisogna fare l'abitudine a un nuovo modo di leggere l'ora, perché il quadrante potrebbe essere distraente, e vi spiego. La lunetta esterna, quindi la parte del quadrante dove c'è scritto Vulcan ore 12, poi dove c'è il 3, il 6 e il 9, è fissa ed è il riferimento che voi dovete utilizzare per poter leggere l'ora quotidianamente. Il quadrante interno invece, che è disassato rispetto al regolo calcolatore, voi vedete qua regole posizionate in modo che si possa leggere, ma gli indici del quadrante non sono allineati agli indici esterni. Questo forse è una cosa che avrei corretto nella versione del 61, questa è una riproduzione e va fatta fedelmente naturalmente, e questo fatto qua mi è capitato più volte, porta, siccome i punti luminosi sono sul quadrante e non sulla lunetta, a distrarsi rispetto alla lettura dell'ora reale. Ma questo è un prezzo da pagare per rivivere l'esperienza di quel Vulcan Nautical Cricket. All'interno troviamo il quadrante rotante con indici luminosi, con una bellissima crema, un bellissimo color crema, la minuteria interna è di un bellissimo colore verde, e poi abbiamo le scale di decompressione, possiamo leggere le lettere MF che stanno a individuare metri e piedi, con la corrispondenza tra metri e piedi, e poi le varie corrispondenze tra minuti e metri per i tempi di decompressione. Molto belle anche le sfere, però qua c'è un grandissimo tallone d'Achille. Il Luminova è tanto bello dal punto di vista della sensazione vintage della crema quanto inutile al buio, mentre nel Nautical 70s il Super Luminova, che probabilmente è un C3, almeno così mi è sembrato, è molto più efficiente, seppure anche in quel caso non faccia gridare al miracolo. Qua invece bisogna praticamente quasi rinunciarci. La sfera dello svegliarino invece si caratterizza per una punta rossa. Nella parte destra dell'orologio possiamo vedere un tasto e due corone. Le corone, seppure di nuova concezione, diverse da quelle che si utilizzavano nel modello d'epoca, riportano la classica retinatura delle casse super compressor. Così come per la lettura dell'orologio, anche per il settaggio dell'ora dovremmo rimparare un po' l'utilizzo del segnatempo. Perché? Perché in questo caso si usa un calibro di manifattura che è rimasto congelato nel tempo, diretta derivazione di quel V10 realizzato da Vulcan negli anni 40. Il V120 mantiene praticamente tutte le caratteristiche, mette giusto un abito da sera. Cosa voglio dire? Migliorano le finiture dei ponti, migliorano le finiture dei ruotismi, ma per il resto le caratteristiche sono sempre le stesse. Niente fermomacchina, 18.000 alternanze ora, 17 rubini, 42 ore di riserva di carica,
20 secondi di svegliarino. I bariletti sono due. E come si caricano? Si caricano perché qua ci troviamo di fronte a un calibro manuale, esattamente come all'epoca di Keller. Si caricano a ore 3, girando verso l'alto per caricare il bariletto dello svegliarino e verso il basso per caricare il bariletto dell'ora. Per settare l'orario basta estrarre la corona normalmente, ma attenzione, si può impostare solo in maniera oraria, significa che se sbagliate a settare il minuto dovrete rifare tutto il giro del quadrante. Per settare invece lo svegliarino bisognerà rimettere in posizione la corona, calcare il tasto dei due che riespelle la corona ma disarma la sfera dello svegliarino, che in questo caso può essere girata solo in maniera antioraria. Non funziona se la giriamo in maniera oraria e anche in questo caso, se sbaglia il settaggio, si deve rifare il giro. Come vi dicevo, un'esperienza veramente vintage. Per chi come me è amante del settaggio dell'orologio al secondo, cioè io quando devo settare un orologio prendo l'applicazione dell'orologio atomico che ho nel cellulare, imposto la sfera dei secondi a ore 12 e faccio partire la sfera dei secondi con sincronizzato l'orologio atomico. Naturalmente questo non si può fare con questo orologio, ma vi assicuro che per quanto ostico, soprattutto all'inizio, l'impostazione dell'orario è veramente affascinante il funzionamento poi nel quotidiano. A ore 4 troviamo invece la corona che disarma il quadrante. In questo caso, diversamente all'orologio vintage, è una corona a vite. Io il senso di aver, ovviamente, essendo un manuale, inserito una corona a pressione a ore 3, un tasto a pressione a ore 2, ma una corona a vite a ore 4 non la capisco molto, però svitandola si aziona e si ruota il quadrante. Potete vedere come man mano che avanza le feritoie fanno apparire diversi schemi di numeri. Ma la domanda che mi hanno fatto molte persone anche durante la scorsa recensione, quella del 70s, come funziona lo svegliarino? Ascoltiamolo. Come vi dicevo, l'orologio al polso si indossa molto bene. L'esperienza di utilizzo ricorda, io l'ho avuto e quindi lo posso dire a buon diritto e con consapevolezza, ricorda molto quella del Legend Diver, ma questo è un altro livello, cioè qua stiamo parlando di un orologio che sia a livello di listino che a livello pratico di indossabilità è meno semplice, sì, ma ha tutto un altro sapore e ha tutto un altro fascino, solo ad esempio per l'utilizzo del vetroplexi, che a noi cultori del vintage piace molto. Ed eccoci arrivati alle conclusioni di questa video recensione. Ormai mi dicono che è buio e di certo non posso fare affidamento sul lume dell'orologio, l'unico tallone d'Achille di un orologio che ha un target molto ben definito, unico nel suo genere, il vero Vulcan Nautical Cricket. Perché? Perché il 70s io lo adoro, è molto simile al Fortis Marine Master Super Compressor, non perché uno abbia copiato l'altro, ma perché all'epoca le casse le faceva per entrambi EPSA, i quadranti li faceva un'azienda specializzata in quadranti subacquei e di conseguenza erano praticamente quasi lo stesso orologio, con alcune differenze, tra cui ovviamente la funzione svegliarino sul Vulcan e il fatto che sul Vulcan gli indici non fossero applicati ma stampati se non a ore 12, 3, 6 e 9. Ma questo è un altro discorso. Invece il Nautical Cricket Heritage del 1961 è un'altra musica, è un'altra cosa, unico nel suo genere, non è mai stato imitato, non ci sono omage che neanche tentino di sovrastarlo, ha un sistema che è esattamente quello che permise a Keller di orientarsi sott'acqua quando raggiunse quel incredibile risultato nel Lago Maggiore. Il calibro si chiama diversamente, è rifinito diversamente, ma l'orologio è anche molto costoso, perché ricordo che si tratta di un orologio di 4.200 euro, ma
funziona esattamente come quel calibro degli anni 40 che si ritrovava in quell'orologio del 1961. Stessa impostazione dell'ora, quindi ora oraria e svegliarino antiorario. Stesso suono dello svegliarino. Per quanto riguarda gli svegliarini, ad esempio Jaeger nel Polaris ha realizzato un suono molto più aulico. Vulcain ha lasciato lo stesso suono secco degli anni 60, stessi rubini, stesse oscillazioni, insomma stessa esperienza d'uso per un orologio che addirittura ha un vetro molto simile, perché comunque è diverso ma è lo stesso plexi, e ha lo stesso form factor, un form factor che fa battere il cuore ogni volta che questo orologio viene indossato. Ma a chi è diretto questo orologio? E poi, visto che secondo me non mi vedo più, è il caso di chiudere, questo orologio è diretto a un pubblico molto consapevole. Io, che sincronizzo gli orologi solitamente con l'orologio atomico del mio smartphone, all'inizio ho avuto difficoltà ad accettare di dover impostare l'ora in maniera imprecisa, ma quando poi ne ho capito lo spirito, quando poi ho rivissuto l'esperienza di quegli anni, beh, la musica è cambiata totalmente. Un mio amico ha comprato l'orologio, adesso lo sta rivendendo praticamente ancora impellicolato. Perché? Perché è appassionato di orologi, ma è appassionato di orologi convenzionali e probabilmente avrebbe di gran lunga preferito spendere quei soldi per un Omega Pro Prof piuttosto che per un Tudor. Bene, io spero che questa recensione, che interrompo perché avrei tante cose ancora da dire, perché ormai l'ora è tarda, vi sia piaciuta, e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. A presto!